Quali sono i problemi organizzativi che affliggono la neurologia italiana? Se ne è parlato a lungo nel corso di una sessione molto dibattuta che si è tenuta nell'ambito del Congresso Nazionale della SIN, che aveva come titolo La neurologia in tempi di crisi. Parliamo di questi temi con Carlo Serrati, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Dottor Serrati, qui al simposio la neurologia in tempi di crisi lei si è occupato raccontando poi i problemi organizzativi della neurologia italiana. Ecco, quali sono? Ce li puoi elencare? Prima di tutto c'è il problema delle risorse che sono limitate. In secondo luogo c'è tutto il problema dell'emergenza neurologica, quindi la gestione della neuroemergenza, e in terzo luogo c'è il vasto rapporto ospedale-territorio, quindi il problema delle lezioni neurologiche e della cronicità. Queste sono le tre aree tematiche principali. Ok, vediamoli rapidamente uno per uno. Risorse sono poche, come fare per gestire meglio i soldi che vengono stanziati per la vostra specialità? Ecco, che proposte ci sono? Le proposte sono essenzialmente di tipo organizzativo. Quando mancano i soldi, parlando in maniera semplice ma comprensibile, che cosa bisogna fare? Essere creativi e cercare dei nuovi modelli di organizzazione che producano risultati buoni dal punto di vista qualitativo. Non dimentichiamo che parliamo di pazienti, non di produzione la più varia di tondini di ferro o quant'altro. E questi modelli organizzativi ci sono, sono espressi e possono essere implementati, con l'aiuto naturalmente delle figure competenti che sono i riferimenti politici e amministrativi. Ma volete ampliare per esempio, diciamo così, il modello delle stroke unit, renderlo, diciamo così, utilizzabile anche per altre patologie? Cioè, qual è la vostra idea organizzativa? Ci sono due anime da questo punto di vista. Il modello della stroke unit è stato dimostrato funzionante sicuramente negli ictus, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle caratteristiche di gravità. Certo è che le stroke unit in futuro, a mio avviso, vanno estese a tutta l'area della neuroemergenza. Penso a malati instabili come quelli affetti da miastenia, alle sindrome di Guillain-Barré, agli stati epilettici di confine non definiti. Quindi un'area forte con dei contenuti specialistici intensi, dominati. E mi lascia aggiungere un aspetto che forse è trascurato, con un personale infermieristico che è altamente specializzato, forte di un'esperienza vissuta, cresciuta negli anni. Questo è fondamentale per la garanzia di una gestione moderna ed efficace di queste patologie. Ecco, lei ha accennato le neuroemergenze come secondo tema, come seconda sfida da affrontare. Un po' abbiamo già detto poc'anzi. Cos'altro fare per le emergenze neurologiche? Intanto chiaramente esiste una differenza territoriale, inutile che ci nascondiamo il problema. È chiaro che l'assistenza in alcune regioni come la mia, la Liguria, ha delle caratteristiche diverse da quelle di altre regioni, quindi bisogna insistere per cercare di rendere paralleli questi modelli assistenziali ed implementarli laddove non ci sono ancora, ed enfatizzare questa relazione che viene descritta secondo una terminologia aeroportuale, quella dell'hub e dello spoke, cioè centri dove si concentrano più le risorse, e altri che non sono secondari ma ugualmente importanti, che hanno delle caratteristiche diverse dal punto di vista gestionale. Ecco, i vostri malati spesso soffrono di patologie croniche, pensiamo all'Alzheimer, pensiamo al Parkinson, pensiamo anche alla sclerosi multipla. Ecco, il rapporto ospedale-territorio diventa quindi cruciale. Cosa fare per migliorarlo? Qui intanto direi che c'è un'autocritica, nel senso che il neurologo, soprattutto il neurologo ospedaliero, fino a qualche anno fa era piuttosto arroccato, poco propenso a collaborare, a espandere le proprie competenze, i propri interessi verso il territorio. Qui direi che ci sono due figure da ricordare. Una è quella del neurologo territoriale, che esiste già, lavora attivamente, ma spesso in disconnessione rispetto all'ospedale. E l'altro, ci sono le figure dei medici di medicina generale, che sono assolutamente critiche e che forse come case manager prenderanno sempre più importanza e ruolo. Il neurologo deve interfacciare con dei modelli operativi chiari, con dei percorsi diagnostico-terapeutici con queste figure. La tecnologia, internet, l'informatizzazione, la telemedicina possono aiutare oppure i problemi stanno altrove, stanno solo in aspetti organizzativi? No, quello è assolutamente decisivo. Pensi solo, per fare un esempio pratico, al paziente che viene dimesso dall'ospedale. La possibilità di inviare una relazione dettagliata in tempo reale al medico di medicina generale che ne è responsabile. Questo significa creare un circuito virtuoso che è assolutamente efficace in termini di informazione ma anche di gestione del paziente. Ci sono già degli esempi in questa direzione?
Beh, per esempio in Liguria in molti ospedali questo viene già fatto, quello di inviare la lettera al medico di casa, ma naturalmente questo non è quello che intendo per la Information Communication Technology, che è assolutamente più complicato. Va detto anche che in periodi di contrazione di risorse un po' di investimenti in quel campo può significare un risparmio enorme nella gestione delle risorse.